Atlantide esisteva davvero. Si trovava in Ucraina, in fondo al Mar Nero, e a quanto pare era molto popolata. Chiariamo subito il mistero. Queste immagini non mostrano la leggendaria città, ma un museo sottomarino. In questo tratto di mare si possono ammirare busti di Lenin, Marx e Stalin e persino riproduzioni di alcuni famosi monumenti europei, come la Torre Eiffel e il Tower Bridge. Ma cosa ci fanno queste opere in fondo al mare? Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, molte statue vennero gettate in acqua. Un peccato! Così il subacqueo Vladimir Voroneskij decise di raggrupparle e creare un'esposizione sottomarina. All'inizio c'erano solo i busti famosi, poi comparvero sculture di ogni tipo. In totale, ora ce ne sono più di 50.